L'isola di Traffico è una parte della carreggiata opportunamente delimitata dalla quale è escluso il traffico veicolare. Essa incanala il traffico verso determinate direzioni. Può essere rialzata o dipinta a raso sul piano stradale. La prima che vediamo in figura è a raso, l'altra che vediamo al centro della rotatoria è rialzata. L'isola di traffico serve a facilitare l'incanalamento dei veicoli. È delimitata da strisce bianche continue. L'isola di traffico a raso è segnalata da zebrature bianche e prima di un'isola di traffico rialzata vi sono zebrature di colore bianco. Vediamo ora la differenza fra isola di traffico e spartitraffico. Lo spartitraffico è definito dal codice della strada come una parte non transitabile della strada, cioè dove i veicoli non possono transitarci sopra, costituita da zoccoli di cemento, transenne, tappeti erbosi e così via, e ha la funzione di separare le correnti di traffico diverso, uguale o contrario, anche per la svolta. Può dividere la strada in carreggiate e le carreggiate tra di loro. Le figure di sinistra, che presentano un solo spartitraffico, mostrano una strada divisa in due carreggiate, quindi se abbiamo uno spartitraffico, la strada è divisa in due carreggiate. La figura di destra, invece, che mostra due spartitraffico, dimostra come la strada sia divisa in tre carreggiate. Quindi se ci sono due spartitraffico, abbiamo tre carreggiate.